Come faccio a dipingere solo con la fantasia? Scopriamolo insieme su questo video. Ciao, ben ritrovato sul mio canale e oggi tratteremo un argomento di pittura che è la pittura a fantasia. Cioè, ogni artista dipinge senza l'immagine, senza copiare l'immagine, ma dipinge su una tela o su una carta quello che pensa, cioè utilizzando la fantasia. Prima però vi ricordo prima di iscrivervi al canale, attivate la campanella e seguitemi sui social Tamigi Art Official Instagram, Tamigi Official TikTok e Tamigi Art Twitch. Vado alle ciance, iniziamo. Spesso, come me, io dipingo utilizzando solo la mia fantasia. Ma come faccio a dipingere solo con la fantasia e senza l'immagine di riferimento? Per me è semplice, ma può essere per alcuni artisti o alcuni principianti che si applicano alla pittura non è così semplice. Infatti vi do dei consigli per arrivare a livello mio, diciamo, dipingo la fantasia. Il primo consiglio è sempre importante di osservare la natura per bene. I colori degli alberi o delle erbe, o i colori del cielo e qualsiasi della natura, perché se sapete al minimo dei colori della natura, potete già iniziare a dipingere con la fantasia. Ovviamente ricordo che se invece volete dipingere un ritratto con la fantasia non è così semplice. Anche per me ho provato a dipingere dei ritratti con la fantasia, ma non ci sono mai riuscito, perché con i ritratti è diverso rispetto ai paesaggi, perché con i ritratti è importante rispettare le regole delle ombre, luce e la prospettiva, dove si mettono per bene gli occhi, come l'espressione degli occhi, anche il naso, anche la bocca. Ma la parte più difficile, infatti, del ritratto è gli occhi. Per questo, i ritratti utilizzando solo la fantasia è molto, molto, molto complicato da fare. Per disegnare un volto è quasi impossibile disegnare con la fantasia. Ovviamente, per disegnare un volto ha bisogno di foto di riferimento. Ovviamente, se tu non vuoi copiare una fotografia, se vuoi disegnare un personaggio, per esempio, familiare, devi conoscere la sua espressione, come è fatto il naso, la bocca e gli occhi. Poi, ovviamente, devi rispettare l'ombra e luce del volto. Come ho detto, io non riesco ancora a disegnare i volti, ma piano piano mi sto un po' esercitando a disegnare le parti dei volti. Prima si parte con gli occhi, poi partirò anche con il naso, poi partirò anche con la bocca e con i capelli. I volti sono i soggetti più complessi del disegno. Quindi per praticare ha bisogno del tempo, di anni, per fare un volto quasi perfetto.
mentre con i paesaggi invece è tutta un'altra cosa, perché i paesaggi sono molto più semplici rispetto ai ritratti. I paesaggi è discorso questo. Prima cosa, dovete sapere infatti la natura e dovete sapere anche i colori, perché i colori in paesaggi sono importanti. I colori per esempio del tramonto utilizzo più i colori scuri, ma vi consiglio non utilizzate mai il nero. Io sinceramente ultimamente sto cercando di evitare questo colore nero, perché il nero è un colore abbastanza pesante. Infatti ho fatto anch'io, ma sto cercando di allontanarmi da questo colore, cioè almeno utilizzando poco, ma su questo nero ci devo mettere un altro colore per non sembrare troppo scuro. Il discorso, il tramonto ovviamente utilizzo i colori scuri, mentre durante la giornata, per esempio il pomeriggio o mezzogiorno, alle 2, alle 3, alle 4, così in piena estate i colori sono più chiari rispetto al tramonto. Invece per il cielo basta solo sapere il colore del cielo e del tramonto, o del cielo dei colori della giornata estiva, perché io spesso amo dipingere i colori estivi perché mi fanno sembrare felice e più colorata. E io spesso infatti dipingo con tanti colori estivi o primavera. Sul mio canale YouTube ho già parlato come si disegna un tramonto, anche sul mio Instagram ho fatto una diretta dove ho insegnato un po' passo passo quello che ho fatto, i colori utilizzavo a fare i paesaggi utilizzando solo la fantasia. Ovviamente per i principianti, per i gli artisti che si vogliono applicare alla pittura con la fantasia, vi consiglio di, alla prima volta, se un dipinto è andato un po' così così, non dovete rimanere male, perché anche a me quando ho iniziato a dipingere ma spesso dipingo con la fantasia, ma magari per la prima volta un disegno mi è andato male, mi è capitato così. Quando un disegno è andato male non mi sono mai reso, non mi sono mai buttato giù mentalmente, ma ho cercato di capire l'errore che ho fatto. E artisti ovviamente che sono presenti anche su YouTube lo dicono anche così. Se ad esempio un dipinto è andato male, parlo anche in generale, che si applica anche nella fotografia, copiare e dipingere quello che c'è nella foto. Se un dipinto è andato male, ovviamente noi non ci dobbiamo rimanere male, ma ci dobbiamo alzarci e cercando di capire dove è l'errore. Lo stesso discorso anche per la pittura della fantasia. Mentre il discorso paesaggi sono diversi dai volti. Vi serve solo conoscere la natura in generale, come sono fatti gli alberi e che colori sono fatte le erbe e dei alberi. E può darsi che, se volete, potete anche fare le case. Ma un consiglio: se volete disegnare i paesaggi, dovete almeno sapere le prospettive, ad esempio la prospettiva centrale e lineare
occidentale, perché con i paesaggi si deve sapere e mettere la profondità per ogni dipinto. Questo è il mio ultimo dipinto che ho realizzato sulla tela con acrilico. Questo dipinto non ha nessuna immagine di riferimento, ma ho utilizzato solo la fantasia. Mi sono abituato ovviamente a disegnare le case. Ultimamente ho cercato un po' a capire come si disegna le case e sto migliorando. Ovviamente gli artisti possono sempre migliorare. E poi questo cielo qui, sento che conosciamo tutti, magari per artisti, come si disegna nel cielo, mi posso anche mettere ovviamente nei miei dipinti che uso sulla fantasia. Conosco molto bene come sono fatto gli alberi abeti. Conosco anche bene la prospettiva centrale che abbiamo già trattato su un video di questo canale. Che la prospettiva centrale, dove c'è ovviamente più lontano gli oggetti sono più piccoli, che questo sentiero, cioè un sentiero un po' particolare che ha questo dipinto al sottotitolo, cioè il sentiero del fiume, cioè fanno sembrare un sentiero un fiume, che da questa parte il sentiero è molto molto piccolo e stretto, mentre si va da questa parte verso di noi il sentiero diventa sempre più grande perché è più vicino a noi, come sono anche fatti gli alberi. La particolarità però è che gli alberi sono un po' in alto, perché c'è un gradino qui, un altro gradino qui. Gli alberi si trovano da questa parte. Per le nuvole è importante sapere come sono fatte le nuvole. Io ho cercato di mettere il grigio nella base delle nuvole, ma sfumando con il bianco, che crea questa sfumatura. Ma vi ricordo che nell'acrilici non esistono i colori definitivi, bisogna mescolare. Io ho mescolato sia il bianco e poco nero, e ci ho messo un po' di azzurro per creare grigio un po' celeste, ecco, per formare le ombre delle nuvole. E questo è infatti il mio ultimo dipinto, che c'è anche la luce e da lontano c'è l'ombra invece. E questo è infatti la particolarità. Vedendo, cioè conoscendo la natura, conoscendo gli elementi della natura, posso dipingere un quadro totalmente usando con la fantasia. Ovviamente ricordo che i disegni mica devono essere per forza realistica. Infatti ultimamente sto cercando di studiare il realismo dipinto realistica grazie al libro di James Gurney, che ho trattato nell'ultimo video. Per fare un dipinto totalmente realistica e non è così semplice. Ovviamente il suo posto dipinto non è totalmente reale, ma ho cercato un po' a capire i colori del cielo e della terra, l'erba, degli alberi. Voi cosa ne pensate? E al prossimo video, dai amici.